L'ennesima vittima che si conta sulla strada provinciale che collega i comuni di Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni ha riacceso i riflettori sulla pericolosità di quel tratto stradale, sulla modalità in cui viene percorso, sull'assenza di strumenti che possano indurre automobilisti e motociclisti a limitare la velocità. L'ultima vittima di un elenco purtroppo lungo, il 32enne originario di Sarno, Agnello Ingenito, che nella tarda mattinata di ieri a bordo della sua moto, mentre da Vietri rientrava a Sarno, si è scontrato contro un furgoncino che stava svoltando a questo svincolo, un impatto purtroppo fatale per il giovane, che avrebbe perso il controllo della sua moto finendo appunto contro l'altro mezzo. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Sul posto ieri sono arrivati i carabinieri della radiomobile di Salerno e gli agenti della polizia municipale di Cava dei Tirreni. I sanitari invece non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Da tempo i due comuni, quello di Vietri sul Mare e quello di Cava dei Tirreni, chiedono che si intervenga su quella strada. Troppe sono state le vittime, l'ultima pochi mesi fa, proprio a pochi metri dal luogo in cui ha perso la vita Agnello Ingenito. Poi, ancora prima, quello di un altro 32enne nel mese di marzo, Riccardo Milione, di Nocera Inferiore, che viaggiava su quella strada sempre a bordo di una moto. Questa è una strada che rende per il proprietario e la provincia di Salerno. Si chiamava statale SS18, è stata declassificata, è diventata regionale, quindi essendo regionale è passata di competenza della provincia. Quindi qualunque atto noi vogliamo mettere in essere dobbiamo chiedere naturalmente il permesso, dobbiamo confrontarci con l'ente provincia. Per il passato abbiamo fatto la richiesta di mettere un autovelox su questa strada, però mancavano dati sulla sinistra, quindi sulla pericolosità della strada, e ci fu rifiutato dalla prefettura, perché bisogna fare la domanda alla prefettura, che ha la competenza su queste cose. Adesso, alla luce di queste due tragedie, posso dire che noi come comune di Cava dei Tirreni ci attiveremo, ma già dai prossimi giorni, già ho dato mandato al comandante della polizia locale, dottor Stefano Cicalesi, di attivare tutte le procedure per poter mettere l'autovelox di controllo su questa tratta. Quindi bisogna concertarci con la provincia di Salerno e con la prefettura e con la polizia di Stato. Ci sta soltanto la vettura targhe, che come potete vedere stanno sia in entrata che in uscita. Queste naturalmente stanno lì per la sicurezza, in quanto se dovesse succedere un atto criminoso sul territorio di Cava dei Tirreni, con la vettura targhe in entrata e in uscita riusciamo a identificare il veicolo. Nel caso specifico non è stato possibile, perché è stato già verificato questo attraverso le telecamere, identificare la dinamica dell'incidente per vari motivi che non sto qui, perché esistono delle attività giudiziarie in corso e quindi non posso riferire.